Buongiorno a tutti. Oggi passeggiatina in jeep e poi salitina al Monte Capreo. Monte Capreo che fa parte dei Monti Lepini, è uno dei pochi dei Monti Lepini che manca, dopodiché abbiamo quasi finito, abbiamo quasi fatti tutti. Con noi anche oggi, immancabilmente, come sempre, il grande zio. Quando c'è da fare piccole cose io ci sto sempre. Ma piccoli! Oggi ecco, fai vedere dietro che c'avevo. Dietro abbiamo un po' di armamenti, da cucine, roba da mangiare. Axelito che dopo un po' ritorna a camminare con noi. E oggi ci divertiamo anche un po' col fuoristrada perché abbiamo un po' di stradina impegnativa da fare. È il primo tratto in verità per arrivare al Monte Capreo che però non abbiamo voglia di fare a piedi, ce lo facciamo con la jeep. Dopodiché ci andiamo a fermare da qualche parte, su qualche spiazzo e ci mangiamo una cosetta. Siamo in tranquilla libertà montana. Comunque ragazzi, sto notando una crescita immensa del canale, siamo molto contenti di questi e quindi di questo e quindi ragazzi, iscrivetevi al canale, continuate a iscrivervi al canale e noi continuiamo a fare video e vi portiamo con noi nelle nostre avventure. Buona visione! E questo è il pezzo più semplice. O più avanti poi sarà tipo non lo so manco le capaci. Tempo non è dei migliori, abbiamo lasciato la macchina qui praticamente all'ultimo tratto possibile di salita verso il Monte Capreo partendo da Carpineto e adesso ci avviamo verso il Monte Capreo. Non sarà un percorso difficilissimo, oggi come dicevo andiamo a fare una passeggiata defaticante e mangiarci una cosa in tranquillità qui in montagna. Sai Axel, ti con la coda? Oppala! Guardate che spettacolo ragazzi! Qui c'era, non so se c'è ancora o c'era, penso che c'era perché è abbandonato. Gruppo Ippico Capreo, c'è questa bella casetta in legno, lì ci sono i parcheggi per i cavalli, e non mi ricordo mai come si chiamano. Come si chiamano i parcheggi per i cavalli? Stalle. Dormitorio per cavalli. Maneggio. Questo sarebbe da riprende in mano. Un messaggio per mio caro amico Fabio De Caro, amante dei cavalli. Qua ci sarebbe da faccia in pensierino, Fabio. E si sale. Siamo partiti all'altezza di 1074 metri. Adesso siamo in una faggeta che sale subito dopo il centro ippico. Non ci sono molti segni, ma se fate attenzione sugli alberi ogni tanto esce fuori qualcosa. Una via che si vede che è poco frequentata, ma è un peccato perché è veramente stupendo.
piove e quindi adesso ci mettiamo di nuovo giacca a ventino, la croce si vede dall'inizio del percorso, da quando scendi dalla macchina, ma non ci si arriva mai, mai. Axel ormai è diventato cane montanaro, tranquillo, segue, non scappa, non fa danni, bravissimo, un grande. E oggi la sua quinta vetta, se non sbaglio, qui a Monte Capreo. Axel, bello. Entriamo nell'ultimo tratto di Faggeta per arrivare finalmente alla croce. Piove, ma si sta un gran bene, fresco sotto la faggeta, anche abbastanza riparati. Sì, la volta ci siamo, ecco la croce, Monte Capreo. Dietro la croce del Capreo, una piccola croce in legno, siamo a quota 1470 e da qui si vede tutto il percorso che abbiamo fatto. Noi praticamente siamo partiti da qua dietro e abbiamo fatto tutta questa cresta con le varie anticime, sali scendi fino a qua sotto e poi da qua dietro siamo saliti su in vetta. Bella la croce, c'è questa piccola cappella abbandonata, peccato, qui sarebbe carino una cosa sistemata, perché come al solito qualche zozzone si diverte a lasciare lo schifo. E niente ragazzi, se il tempo si libera un pochino e smette di piovere, facciamo una bella dronata, che da qui il paesaggio è fantastico.